Chissà se sono a fuoco. Va bene, allora noi ci proviamo. Benvenuti in questo nuovo video, ragazze. Allora, oggi video recensione barra test su strada di un nuovo prodotto in casa Nabla Cosmetics. Sono piena di scatoline perché mi sono arrivate in più colorazioni e si tratta delle nuove matite sopracciglia di questo brand che si chiamano Brow Divine Ultra Slim Retractable Brow Pencil. Insomma, le nuove matite sopracciglia di Nabla sono appunto il primo prodotto sopracciglia che questa azienda fa uscire. E devo dire che ho altissime aspettative, però vedremo. Allora, di cosa si tratta? Si tratta appunto delle sono matite retraibili, hanno una formula abbastanza particolare, a tal punto che Nabla se le ha fatte, diciamo, l'è andata a cercare questo tipo di formulazione direttamente in Corea, se non sbaglio. Infatti cita proprio sulla scatolina di essere made in Corea. Per quale motivo? Perché praticamente queste matite hanno la capacità, la grande capacità, di avere un tratto molto molto sottile, non né troppo duro né troppo morbido, in modo da ricreare molto facilmente il pelo sul sopracciglio. Questo almeno è quello che dovrebbero fare, unendo a questo tipo di nuova innovativa formulazione anche una tenuta molto lunga, molto duratura. Oggi appunto le testiamo insieme, la provo di indossare con voi e poi vediamo com'è il risultato, la durata, come si comporta nell'arco della giornata. Prima però ve le mostro. Allora, sono uscite appunto 5 diverse colorazioni che si dovrebbero adattare nel miglior modo possibile a diverse tonalità di capelli. Allora, prendo l'iPad così almeno vi posso parlare bene delle varie colorazioni. Si presentano in queste scatoline fatte in questo modo. Io poi vi metterò anche, penso, le immagini da vicino. Le matite sono veramente molto molto piccole, molto sottili, hanno una durata di una scadenza di 12 mesi e contengono molto poco prodotto, 0,085 grammi, però appunto spiega Daniel nel suo video che proprio per quanto riguarda il fatto che sia molto dura, allora non si spreca mai prodotto, anche perché la matita è retraibile. Non contengono siliconi, parabeni, oli minerali, ftalati, PEX ed ETA. Quindi l'inci non è bio, ma diciamo è accettabile. Sono dermatologicamente testate e sono formulate per ridurre al minimo i rischi di allergie, anche perché vanno applicate nella zona perioculare e quindi si richiede insomma una certa attenzione anche per quanto riguarda gli ingredienti. Tutte hanno la stessa identica confezione da fuori, quindi infatti è un po' scomodo riuscire a riconoscerle. Hanno i trappini da entrambe le parti. Da questa parte c'è la mina che appunto fuoriesce dal prodotto e dall'altra parte invece c'è il pettinino che permette appunto di pettinare il sopracciglio. Il colore più chiaro è Venus, sul sito viene definito come un beige top adatto a tutti i tipi di capelli biondo per disegnare la forma del sopracciglio come step preliminare. Infatti, se non sbaglio sul video, Daniel, non vorrei però dire veramente una bagionata, utilizza Venus proprio per dare la forma base del sopracciglio. Nel momento in cui avete delle sopracciglia molto poco folte, sicuramente può essere uno step necessario. Nel mio caso non lo farò perché appunto io ne ho veramente poco poco necessità. Seconda colorazione sul sito è Mercury, è un marrone caldo, adatta a capelli castani di media tonalità da riflesso caldo ramato. Ho paura di dover utilizzare questa perché comunque io ho le sopracciglia abbastanza più scure dei capelli, ma in questo momento i miei capelli sono veramente molto molto aranciati, biondini. Poi abbiamo Neptune, che è un marrone freddo adatto ai capelli castani dai più chiari fino ai medio scuri ed anche ai capelli grigi o argentati. Sì, è molto 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 freddo Neptune. Hanno tutti appunto, penso ve ne sarete già reso conto, i nomi dei pianeti, cosa molto carina. Poi c'è Jupiter, che è un marrone scuro, neutro ed intenso, adatto ai capelli castano scuro. E infine abbiamo Uranus, che è un marrone scuro freddo, adatto ai capelli neri e mori, quindi veramente, veramente scurissima. Spero di riuscire a caricare questo video il prima possibile, perché le matite al momento sono in saldo al meno 15%, quindi invece di costare 11,90€, che è il prezzo originale, costano poco più di 10€, 10,11€. Vi dico, ragazze, io non sono per niente brava a fare le sopracciglia perché, come vedete, comunque ne ho abbastanza e non mi sento mai, non sento mai la necessità di farle, però appunto proviamo ad applicarla insieme.
Ah, tra l'altro ragazzi, oggi indosso sugli occhi anche la palette, gli ombretti della collezione Butterfly Valley di Nabla e volevo fare un errata corrige, si dice errata corrige, perché nel video in cui vi mostravo la collezione vi dicevo che la palette appunto non era magnetica, e poi la ragazza mi ha contattato, è stata molto molto gentile, la ragazza con cui mi sento di Nabla insomma. E mi ha appunto rimandato la palette perché quella lì era fallata e questa qui quindi si chiude, quindi piccola piccola parentesi. Allora, io inizio a pettinare il sopracciglio. Faccio tutti i piccoli tratti, come vedete, pettino il sopracciglio. Il sopracciglio è sicuramente, diciamo, meglio, più omogeneo rispetto all'inizio. L'ho fatto un po' troppo squadrato, forse, qui sopra. Lo sfumo un pochino col pettinino. Questo pettinino è effettivamente è molto molto buono. Non è uno di quei pettinini un po' scrausi che di solito si trovano nelle matite per sopracciglia. Sembra proprio un uomo. Però, belle, sicuramente belle. Se avessi il tempo tutte le mattine di farmi le sopracciglia, effettivamente si vede la differenza. L'ho applicato appunto adesso, ecco, luna meno 10, io luna praticamente. Io devo fare delle cose oggi, ho una visita medica, insomma devo andarmene in giro, devo portare giù il cane, fare i cornetti, insomma ho parecchie cose da fare sicuramente. Quindi io ora vi lascio e vediamo com'è il risultato magari stasera quando ritorno. Allora ragazze, come vedete dal buio alle mie spalle, forse quella lampada avrei potuto accenderla e dalla mia faccia sconvolta dalla giornata rivelativa, no sto scherzando, e sono passate diverse ore da quando ho fatto il video, sono le 7 quindi più o meno sono passate 6 ore. Luce permettendo vi volevo far vedere diciamo, il risultato finale, sono molto soddisfatta del prodotto perché effettivamente sono durate molto molto bene, non so se questo stile mi si addice, cioè nel senso a me piacciono le sopracciglia molto molto evidenti. Ma questa è un'altra cosa, però non c'entra niente. Però non so se effettivamente mi stiano proprio troppo troppo bene, non vorrei che mi rendessero magari il viso un po' più mascolino, non lo so. Però devo dire che per quanto riguarda il prodotto in sé, quindi indipendentemente da pareri personali, ha durato, cioè nel senso la matita c'è ancora, ovviamente non è perfetta come l'ho messa, però considerate che ho fatto molte molte cose, ho anche cucinato, sono andata in motorino, in giro, quindi insomma ho fatto tante cose e comunque le sopracciglia sono ancora abbastanza definite come erano definite quando l'ho applicata, quindi devo dire che la durata è ottima e il risultato, se vi piace questo genere, anche le colorazioni secondo me sono perfette per tutti i tipi di capelli, non trovate mai quel marrone super forte o quel rosso, insomma quel biondo proprio acceso che dite oddio. Se avete domande a riguardo fatemi sapere qui sotto nei commenti, vi giuro sto cercando di rispondere, non so se ve ne siete accorte ma io sì, sono stata più brava negli ultimi video e quindi qualsiasi cosa chiedetemi qui sotto e vi sarà risposto il prima possibile. Io vado perché non lo so, devo andare a controllare i miei cornetti a vedere se sono abbastanza lievitati in forno e noi ci vediamo al prossimo video. Chissà se questi prodotti non finiranno in qualche video preferiti, perché potrei iniziare a farmi le sopracciglia. Potrei, non ne sono certa, ma potrei. Un bacio ragazze, ciao.